Ciao ragazze, buongiorno, benvenute sul mio canale. Oggi nuovo tutorial per Linuso e oggi utilizzeremo le Paisley. Quindi questo tutorial diciamo, è collegato al contest che sto effettuando, che è in corso questo mese. Allora, l'orecchino è questo, cioè un semplice modulino. Aspettate, è il Mystic Flower, ok, un po' più di luminosità, perfetto, è il Mystic Flower e io l'ho montato in questo modo, quindi con elementi in acciaio dorato, anche la catena, gli anellini e perno al lobo sono in acciaio dorato. Quindi adesso passiamo ai materiali, semplicissimi, ce ne vanno pochissimi, guardate. Per ogni orecchino noi dobbiamo utilizzare 8 paisley, 4 cipollotti 4x6 mm, poi un rivoli da 14 mm, che sia Swarovski o che non sia Swarovski, quindi un classico rivoli in vetro. Poi cosa dobbiamo utilizzare? Dobbiamo utilizzare le Rocail 110 150, e io per montare il mio orecchino in questo modo vado ad utilizzare una Rocail 80. Perfetto, il filo è il Fireline 015 e un ago è un ago 12, misura 12 della Pony. Vediamo un po' dov'è la cartina del... Questa è quella da 10, no, dove l'ho infilata? Vabbè, comunque un ago Pony della Pony, misura 12, perché essendo più piccolino possiamo passare più volte all'interno delle Rocail 150. Le Rocail, come al solito, vi faccio vedere, sono della Toho. Quindi queste sono le 150 e poi, aspettate, queste sono le 110 Toho. Permanent Finish Galvanized Starlight. Quindi queste sono le Rocail. Se avete le Miyuki, ragazze, provate perché non vi so dire se sì o se no. Cioè, nel senso, beh, la creazione viene o non viene. Comunque, voi provateci tranquillamente. Ok, io ho già inserito il mio Fireline nell'ago. E dobbiamo iniziare, aspettate che qui c'è un filo, ok, ad inserire le nostre paisley. Quindi io inizio con una Rocail 110, poi dobbiamo inserire le paisley in questo modo. Una la dobbiamo inserire così, poi aspettate che sposto questi perché magari un'altra Rocail 110, un'altra 110 e un'altra Paisley inserita in questo modo. Quindi questo è quello che dobbiamo inserire sul nostro ago. Così. E dobbiamo farlo per 8 volte, nel senso quante sono le nostre paisley. Quindi adesso di nuovo una 110, una paisley, di nuovo una 11 e un'altra paisley, vabbè, come si chiamano, insomma, queste cose qua, queste virgolette. Quindi io faccio così fino ad inserire tutte le mie perline. Ok, ci vediamo tra poco. Ecco qua, io ho inserito tutte le mie paisley, come vedete sono 2, 4, 6 e 8. Ora le porto alla fine del filo, rientro in tutte le mie perline, quindi vado a chiudere a cerchio, faccio un paio di nodini e poi ripasso una volta in tutte le mie perline per rinforzare la lavorazione. Ok ragazze, fatto questo, andiamo avanti con il tutorial. Eccomi qui, come vedete questo è quello che ho ottenuto, ho fatto anche il mio giro a vuoto e adesso sto uscendo da questa Rocail 110, quindi sul mio ago adesso devo inserire 7 Rocail 110,
5, 6 e 7. 7 rocaille, 11 0. E con, allora sto uscendo. No, aspettate un secondo solo. Io non devo uscire no, non dobbiamo uscire da qui, scusate, dobbiamo uscire da qui. Perdono. Ecco qua. Dalla rocaille 110 che si trova tra le coppie. Ecco, perdono. Mi sono proprio sbagliata. Allora, qui. E adesso 7 rocaille 110 perché iniziamo a creare l'incastonatura per il nostro rivoli. Quindi 3, 4, 5, 6 e 7. Controlliamo. 2, 4, 3, 7. Perfetto. Scusate. Allora, 7 rocaille ci dobbiamo inserire in questa 110, quindi è un po' difficoltoso davanti al telefono, però aspettate, vediamo. Ecco, quasi. Scusate, arrivo. Eccomi qua, ragazzi, è stato più facile senza avere il telefono davanti. Quindi, come vedete, io esco da questa rocaille, ho messo 7 110 sul mio ago e entro ed esco dalla rocaille 110 dopo la coppia di Paisley successive. Ok, tiro, ho fatto un filo lunghissimo. Ecco qua. E ho creato il primo archetto. Quindi di nuovo 7 rocaille 110 sul lago. Lo facciamo ancora una volta insieme e poi proseguiamo da sole fino alla fine del giro. Quindi sono 3, 6 e 7. E mi inserisco sempre nella 110 dopo la coppia. Ecco qua, è stato più facile adesso. Così. E tiro. Quindi il secondo archetto l'abbiamo creato. Vedete? Quindi dobbiamo fare la stessa cosa fino alla fine del giro. Ci vediamo tra poco. Eccomi qua, ragazze. Ho terminato di creare i miei archetti e mi sono portata ad uscire, come vedete, dalla quarta rocaille centrale, che sarebbe la rocaille dalla quarta rocaille. Sì, che sarebbe la rocaille centrale di ogni archetto. Quindi adesso vado a prendere 5 rocaille 110, 5 110, eccole qui. E mi inserisco nella quarta rocaille dell'archetto successivo. Così. Ecco qua, in questo modo. Quindi proseguiamo a creare l'incastonatura per il nostro rivoli. Di nuovo 5 rocaille 110 e 5. E mi inserisco nella quarta rocaille successiva dell'archetto successivo. Ecco qua, così. E faccio così fino alla fine del giro. Vedete che stiamo creando l'incastonatura per il nostro rivoli. Perfetto. Ragazzi, ci vediamo quando abbiamo terminato il nostro giro. Allora, ragazze, come vedete, ho già posizionato il mio rivoli, però manca l'ultimo giro per andare a stringere l'incastonatura. E l'ultimo giro lo faremo inserendo 3 rocaille 110. Quindi mi inserisco nella terza, cioè nell'archetto di 5 rocaille. Scusate, non mettere neanche a fuoco. Ok. Esco dalla terza rocaille 110, perfetto, e andiamo a prendere 3 rocaille 110 e ci inseriamo
nella terza rocaille dell'archetto successivo. Vediamo se... Ok, in questo modo tiro, ecco qui, di nuovo, lo facciamo un'altra volta insieme e poi proseguiamo da sole. 3 rocaille 11-0 sul nostro ago, ci inseriamo nella terza rocaille dell'archetto successivo in questo modo. E tiro, perfetto. Ok, finisco questi altri due lati e dopo andiamo avanti con la spiegazione del tutorial. Allora, ho fatto dei giri a vuoto tra tutte le mie perline e adesso mi sto riportando sulla parte davanti del lavoro. Quindi adesso, ok, sono sulla parte davanti del lavoro. E aspettate che c'è il filo che è passato, un secondo, eccomi di nuovo, scusate, mi si era incastrato il filo. Allora passo anche, quindi sono uscita dalla 11, passo anche attraverso le mie paisley, la mia rocaille centrale, e sbuco dalla paisley successiva. Ok, ora dobbiamo risalire, quindi giro il lavoro per comodità e mi inserisco nel foro alto. Quindi foro alto della mia paisley, scusate, mi sono agganciata a tutto come al solito. Allora, ci troviamo, come vedete, al centro della nostra coppia di perline. Prendiamo una rocaille 11-0 e ci inseriamo nel foro alto della paisley successiva. Perfetto. Ok, tiro per bene e vado a posizionare la mia rocaille. Ora in questo spazio tra una coppia ed un'altra inseriamo un cipollotto 4x6 mm e io lo metterò nero. Perfetto. Ora di nuovo tra la coppia, come vedete, tra le due paisley andrò ad inserire una rocaille 11-0. Perfetto. Di nuovo un cipollotto 4x6 mm, io lo utilizzo nero, e così faccio fino alla fine del giro. Allora ragazze, ho terminato il mio giro, come vedete sto uscendo da una rocaille 11-0, adesso andiamo a lavorare con le rocaille 15-0. Dobbiamo inserire sul nostro ago 6 rocaille 15-0. Vi ricordo che le mie sono sempre della Toho. E se avete le Miyuki, ragazzi, io vi dico di provare perché non so dirvi se, insomma, penso che in questo caso venga benissimo, senza problemi. Comunque, 6 rocaille 15-0 e ci inseriamo ed usciamo dal nostro cipollotto 4x6. Quindi questo è l'ultimo giro per realizzare gli orecchini Mystic Flower. Quindi, di nuovo, 6 rocaille 15-0. Scusate, ma ho un mal di testa. Poi penso che sia la quarta volta. Sì, perché una volta le campane, una volta questo, una volta quell'altro. E praticamente, oh, mamma mia, è un parto sto tutorial, ragazze. Ok, 6 rocaille 15-0. Perfetto. E continuo così ad inserire 6 rocaille 15-0. Nel mio caso inserirò, come vedete qui, 1, 2, 3, 4, 4 rocaille 15-0 su un cipollotto 180 e un'altra volta 4 rocaille 15-0 per creare questa solina a cui dopo io aggancerò l'anellino e tutto il resto dei miei componenti in acciaio dorato. Solo in questo caso, se volete fare in questo modo, tranquillamente. È semplicissimo. Comunque per adesso continuiamo ad inserire 6 rocaille 15-0, poi arrivati qua sotto faremo la solina come l'ho fatta per l'altro orecchino. Perfetto ragazze, tra poco. Eccomi qua ragazze. Allora,
6 rocaille, 15 0 e mi inserisco nel cipollotto. Adesso qui vado a prendere le 4 rocaille 15 0 che vi dicevo prima, le 4 rocaille, la rocaille, scusate, 8 0 e di nuovo le 4 rocaille 15 0, così creo anche la mia asolina. Quindi sto uscendo con il filo da questo lato, io mi inserisco dal lato opposto, in questo modo. Perfetto, adesso ripasso un paio di volte questa asolina qui e poi dopo inserisco le ultime 6 rocaille 15 0 per terminare il mio giro. Quindi adesso vado a rinforzare la mia asolina, a tra poco. Allora, eccoci qui, inserisco, ho rinforzato la mia asolina, inserisco le ultime 6 rocaille 15 0, ecco qui. Adesso farò un giro vuoto tra tutte le mie rocaille per rinforzarle e l'orecchino Mystic Flower è terminato. Quindi è semplicissimo, questo tutorial è adatto anche alle principianti. E niente, quindi adesso faccio un giro vuoto tra tutte le mie rocaille 15 0. E poi dopo vado ad inserire tutti questi elementi. A tra poco. Allora, ragazze, sto inserendo l'anellino in acciaio nella mia 8-0, come vedete. Poi devo andare ad inserire lo spezzone di catena. Questa catena mi piace tantissimo, sempre in acciaio dorato. Aspettate, ce l'avevo qui. Questa qui è meravigliosa. Questa l'avevo presa al mercato qua a Varese, però il ragazzo non c'è più. No, perché è morto, perché se n'è andato praticamente. E quindi ho solo questa. Peccato. Va bene. Adesso chiudo. Andiamo a chiudere il nostro anellino in acciaio. Eccolo qui. Perfetto. Poi questa, ecco qui, qui devo inserire un altro anellino in acciaio dorato che poi andrà anche nel moschettone, nel perno. Oh, ragazzi, oggi veramente, non lo so, a parte il mal di testa pure che mi è venuto, mal di testa, ho la nausea, perfetto. Quindi inserisco l'anellino nella catena, nell'anellino inserisco anche il perno a lobo, in questo modo, eccoli qua, i nostri orecchini sono terminati. Sono semplici da realizzare, però questo tutorial è inerente al contest. Per questo vi ho messo le 5 grammi di Paisley nel contest, proprio perché 5 grammi vanno benissimo per realizzare una coppia di questi orecchini. Perfetto, ragazze, anche se il tutorial è semplicissimo e adatto alle principianti, anche alle principianti, secondo me è carinissimo. Va bene per... anche per le signore un po' più grandi, per chi fa mercatini, magari c'è qualche signora che vuole degli orecchini non tanto grandi. Secondo me, montati così o montati solo molto vicino al perno, sono perfetti. Poi, se invece trovate gli orecchini quelli lì a castone con la misura 14 mm, con la misura del castone 14 mm, potrete tranquillamente incollarli, però non so se poi conviene, insomma, perché penso di sì, insomma, potete provare e se no lasciarli in questo modo. Allora, perfetto, questo è il tutorial di oggi, spero che vi piaccia. E niente, che dirvi, ricordatevi del contest di aprile, perché nel contest di aprile trovate anche i rivoli che
cercavo di abbinare alle Paisley Chalk White. E niente, quindi partecipate al contest e fatemi sapere sotto nei commenti se questo semplicissimo, ma secondo me carinissimo paio di orecchini vi piace.